entrato nel vivo il cartellone di eventi For You Christmas, dopo la grande inaugurazione con l'accensione delle luminarie natalizie, l'inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio e il concerto di Arisa, e proseguita oggi con una giornata dedicata ai bambini e all'arte presepiale. Si è aperta infatti questa mattina la Magic Christmas Box, la magica scatola delle meraviglie per il puro divertimento dei bambini, per farli sognare ad occhi aperti nel mondo fatato del Natale, dove i più piccini consegnano le letterine piene di desideri al sorridente e generoso Babbo Natale, accompagnati da tante dolci sorprese. Nel pomeriggio alle ore 16 si è preso parte ai giochi da tavolo, di ruolo e di carte, tennis tavolo libero e torneo per bambini ed adulti a cura dell'associazione Drago Verde Ischia. Tanta tradizione poi questa sera con l'inaugurazione, al termine della Santa Messa dell'Immacolata delle ore 19, del percorso presepiale e la benedizione dei tradizionali presepi, sinonimo di culto, cultura e miti del territorio comunale. Alle 19.30 l'accensione della stella cometa nei pressi del Torrione, con la benedizione impartita da Don Beato, in proseguimento della Santa Messa. Non mancherà il tradizionale presepe nella caratteristica fontana del mezzogiorno nel centro storico di Forio, con elementi in terracotta dipinti a mano raffiguranti i tipici personaggi che hanno contraddistinto gli anni 50. Il presepe di personaggi stilizzati in legno posizionati nell'aiuola del piazzale Padre Insante in via Castellaccio, e il presepe a dimensioni reali ad altezza uomo con personaggi raffiguranti la realizzazione della prima rappresentazione della Natività di San Francesco a Greccio nel 1223, in una tipica capanna mangiatoia di legno nell'oratorio della chiesa di Santa Maria di Loreto, realizzate tutte dall'artigiano Franco Vito D'Ambra. Nella fontana Spirito della Roccia in piazza Colombo in Forio vi sarà l'originale presentazione delle imbarcazioni tipiche di Forio di ceramiche smaltate in bianco e stilizzate in stile presepiale, posizionate a fior d'acqua e direzionate verso uno scoglio a immagine della nostra isola, costruite da abili e rinomati artisti locali di Keramos. E nella parrocchia di San Leonardo Abate in Panza è stato realizzato un particolare presepe artistico. Il weekend continua con il grande cabaret che sbarca a Panza in piazza San Leonardo con Peppe Iodice Show, in previsione per le ore 20. Divertimento allo stato puro con lo showman Peppe Iodice e Francesco Mastandrea, il tutto affiancato dal sapore degli assaggi gastronomici della tradizione natalizia locale in piazza San Leonardo Abate, sempre a Panza. E al mattino alle ore 9 presso il campo sportivo di San Leonardo e Pala Casale di Forio vi saranno le fasi finali e le premiazioni del torneo Isola Illuminata Forio Christmas 2023. Infine, domenica 10 dicembre, tanti appuntamenti tra sport e arte. Per gli appassionati di pesca, la SD Ischia Fishing propone Aging Day 2023. Alle ore 10 presso la sala conferenze Lucia Capuano vi sarà un seminario di tecniche, attrezzature ed esperienze di pesca con gli esperti delle aziende Tubertini e Yashita, e dalle 15 raduno dei partecipanti presso la spiaggia di Cava dell'Isola per l'inizio della gara. A partire dalle ore 15.30 poi il lungomare di Forio si colorerà di allegria e gioia con la magica parata Special Christmas a cura di Magica Bula. Divertimento assicurato con tanti personaggi dei cartoni animati che sfileranno lungo le strade del paese, dal lungomare della Chiaia fino a raggiungere la Magic Christmas Box in piazza Maltese. Dalle ore 18, sempre domenica, il chiostro di San Francesco in piazza Municipio si trasformerà in una tradizionale bottega presepiale napoletana con l'evento San Gregorio Armeno a Forio, rappresentazione, spiegazione e costruzione dell'arte presepiale con il maestro Vincenzo Capuano, presidente della bottega Fratelli Capuano di San Gregorio Armeno, che realizzerà un simbolo rappresentativo di Forio, circondato dagli artigiani locali in arte, mestieri e antichi sapori, accompagnati dalle nostre semplici, genuini pietanze povere, ma ricche di antichi sapori nostrani, da un'idea dell'artigiano
Francovito d'Ambra, con la partecipazione di Anna Castagna e delle associazioni locali. Infine, sempre domenica sera dalle ore 19:30 lungo il corso di Forio, prenderà il via all'evento Zampogne e Ciaramelle oltre il Natale. Sapere, suoni antichi, scagliuzzi e vino a cura dell'associazione Actus Tragicus. Per restare aggiornati seguite i profili social ufficiali di Forio Christmas.